Per quale motivo ha avuto intenzione di fare questa impresa, di fare la tratta Novi fino alla Sicilia, tornare indietro? Cioè, è un bel percorso. Sì, sono 6.500 chilometri con circa 50.000 metri di dislivelli passivi. Ah, diciamo che dopo aver fatto da Parigi a Pechino, dopo aver fatto i 9.000 chilometri in Spagna e Portogallo sui cammini di Santiago, l'intenzione era quella di fare le sette cattedrali dell'Arcangelo Michele, che è partivo da Israele per arrivare in Irlanda. Il Covid purtroppo ci ha messo lo zampino, quindi siamo costretti a cercare di restringere le cose, e un progetto che avevo già in testa, che era quello del Giro d'Italia, ho deciso di farlo quest'anno e di fare tutti questi chilometri qua in Italia. In questo periodo c'è stato, come si sa, il periodo del Covid. Questo ha inciso sulla preparazione, tante cose. Su questa decisione sì, il Covid ha inciso parecchio, nel senso che ho dovuto, perché l'anno scorso sono stato fermo sperando di poter partire, poi non sono partito. Quest'anno ho detto no, mi alleno e farò il Giro d'Italia, assolutamente. Sponsor, devo dire la verità, mi hanno aiutato parecchio. Da quanto tempo proprio ha iniziato questo percorso con la bicicletta? Potrebbe sembrare strano, ma sono pochissimi anni. Dal 2016 ho deciso di fare quei 9.000 chilometri che dicevo in Spagna, Portogallo, Francia e i tre cammini di Santiago, e ho deciso di allenarmi, mi sono allenato duramente arrivando a fare 12 ore di spinning al giorno, corsa, tutto quello che serviva per il fiato, e poi sono partito proprio all'avventura, non avevo nessuna esperienza, e piano piano, chilometro dopo chilometro, ho incominciato a capire cosa ci voleva. Per esempio, avevo capito che la bicicletta con cui ero partito era sbagliata, e quindi negli anni poi ho avuto gli sponsor che me le hanno date e mi hanno dato le biciclette giuste. Caricare i pesi in un certo modo è fondamentale per non trovarsi poi in difficoltà. Tutto quello che serve l'ho imparato nel primo viaggio. Fate il giro Novi Sicilia, ma vi fermate in Sicilia o fate tutto il giro della Sicilia e poi ritornate di nuovo a Novi? Perché comunque, cioè, è un bel percorso faticoso. Se abbiamo presente come è fatta l'Italia e la cominciamo a disegnare nel contorno di tutta l'Italia, ecco, io farò quello compreso tutto il contorno della Sicilia, quindi arriverò dal traghetto, scendo giù da Catania, faccio tutto il giro, ritorno dalla parte poi alta fino ad arrivare di nuovo a prendere il traghetto, poi scendere giù dalla punta estrema della Calabria e risalire dall'Adriatico, dalla Puglia, venendo su fino a Trieste, le Alpi e quant'altro, tutta la cornice dell'Italia. Ma le persone interessate a sapere di questa impresa, cioè proprio a seguirla, come devono fare? Facebook, Angelo Bluisi, sicuramente il punto di riferimento dove ci sono poi i punti dei siti, l'altra pagina di Facebook che è la sottopagina Angelo Bluisi Bike, quindi lì possono trovare tranquillamente tutto quanto, sicuramente. Io dico sempre che le gambe, l'allenamento servono tantissimo, è guai a non averlo, ma cosa fa? È la testa. Cioè, gli ultimi 20-30 km di ogni tappa sono sempre più duri e non ci arrivi per la forza fisica, ma per la testa. E così, quando poi decidi di partire per un'impresa del genere, se non hai la testa per fare quello che stai decidendo di fare, diventa difficile poi riuscire ad arrivare in fondo. Allora, noi vi auguriamo il meglio in questa impresa e vi ringraziamo per l'intervista. Grazie a voi e spero di potervi riguardire durante il viaggio il più possibile. La seguiremo.